Siamo nei pressi di una fogna vicino allo svincolo che porta poi al quartiere Magnana, sì. Nei pressi del supermercato. Sì, siamo nei pressi dell'ingresso della città praticamente. Abbiamo questa perdita che ci viene confermata da parte dei cittadini, che non è una perdita recente ma è una perdita che dura da qualche mese. E siccome la società Acqua Enna, quando deve incassare dei canoni, li vuole incassare immediatamente, tempestivamente, non si fa nessuna remora a provvedere a fare dei distacchi. Quando deve risarcire dei danni lo fa con molta lentezza, io ne sono testimone perché nel quartiere di San Cataldo, con questo tour di quartiere anche io ogni tanto mi confondo, nel quartiere di San Cataldo sono riuscito a far dare un risarcimento cospicuo a delle persone che hanno avuto proprio infiltrazione di acqua fognaria, e qua abbiamo una fognatura a cielo aperto. Quindi anche questo, anche se non è competente del primo cittadino, non penso che il primo cittadino da qui non sia passato, è una questione di igiene enorme, perché parliamo di acqua di fognatura, e dall'odore che non vi possiamo trasmettere attraverso la telecamera si avverte in maniera forte e pregnante, quindi con l'aumentare delle temperature ancora di più. Quindi chiediamo ai signori di Acqua Enna, ma soprattutto al sindaco, di farlo intervenire tempestivamente e giusto a riparare subito questa vergogna che si trova all'ingresso del comune di Nicosia.